Abbiamo seguito la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami dai primi momenti successivi al crollo 30 agosto 2018, messa in sicurezza, c'è stato pericolo, progettazione e seguiamo il cantiere come direzione lavori. Abbiamo voluto implementare tutta la progettazione anche con l'applicazione dei protocolli LEED della Green Building Council, Historic Building, e ci stiamo riuscendo con ottimi risultati sia per quanto all'economia circolare sia per quanto al riuso e utilizzo di materiali che hanno appunto certificazioni sotto i protocolli LEED della GBC Historic Building, anche dal punto di vista di innovazione progettuale che per quanto prende un po' le mosse anche dalla messa in sicurezza della Basilica di Assisi che facevamo insieme al professore nel 98, così abbiamo agito per la ricostruzione della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami.